Eccoci qua da questo link alla 7.49. Siamo per vedere tete. È successo un mezzo casino. Il computer è andato, ha fatto i capricci, non ha voluto saperne di ripartire. Ha dovuto recuperare quello che sono riuscito a recuperare dell'hard disk dopo un bruttissimo ripristino di sistema. Adesso ho un disco in SSD di 150 giga e intanto sto cercando di usare quello per quelle poche cose che ho. Comunque il dietro non le porta, noi siamo fatti di ferro. Andiamo avanti, non c'è problema. Ricominciamo. Avevamo fatto un ristorante, vedete che ho dovuto rifare. Avevo fatto un episodio intero, l'ho perso tutto. Che praticamente era l'episodio che metteva le luci un po' in tutto il paese, rifaceva un po' le strade. E quello è, vabbè, lo rifaremo, non c'è problema. Però visto che stiamo ricominciando ancora, abbiamo fatto una versione, un aggiornamento 1.R. Allora ho detto, vabbè, allora visto che siamo qui così, vada via il Q, io ci metto una mod ancora in più. E questa è, adesso vi faccio vedere. Questa mod praticamente cosa fa? E noi con questa sfera di cristallo possiamo usarla, ci mettiamo qui, schiacciamo, e come per magia, pam! Ci ritroviamo in una stanza, una libreria un po' strana, con un libro qua. E questo libro ti dice, sei uomo o donna? Uomo? Ti piacciono gli uomini, donna o gli uomini del Nether? Ti piacciono le donne? Ti chiami Halo? Mi chiamo Halo. Allora, qui, se io ho famiglia, io vivo da solo, io vivo in un villaggio, scombussola su tutta la mappa, quindi o lo fate all'inizio. Se invece siete già avanti con la mappa, vi conviene fare nessuna di questa e lui ritorna nel suo mondo. E vedete, non è cambiato niente. Cos'è l'unica cosa che è successa effettivamente di effettivo? L'unica cosa che c'è che cambia è che, come per magia, i villager adesso non saranno più quei ma sono proprio, se ne trovo uno solo mi serve, non ne chiedo 7, 8, 9 o 10 o 12. Sono proprio persone. Sono persone come noi. E ognuno ha il suo da farsi. E questo è. Alla fine. Infatti, se adesso io vado nel villaggio di Master Chief, lo ricordate Master Chief? Il maiale, ecco. Cosa succede? Che in quel villaggio lì, che c'erano i villager, adesso qua si devono ripopolare perché, cioè, sono qua sempre io e quindi villager intanto non c'è neanche uno. Però qua, se noi cerchiamo di sopravvivere quel pezzo di strada qui, arrivati al villaggio. E come potete vedere adesso i villager che c'erano qui dentro prima, una volta, un po' di tempo fa, si sono trasformati esattamente in... Ma mettiamo la storia un po' perché sennò prima. Guardate che belli. Sono tutti omini come noi, guarda che Snow il guardia, questo è il guardia, poi c'è il guercia, vedi tutti, ehi, felici di vederti, a Mao Zedong, sono tutti diversi, a parte quello zombie che c'è lì che non sa cosa faccia. Vedi, qua c'è uno zombie, brutto. Ehi, tu, perché ce l'hai con lui? Vieni qua, perché non te la prendi con i più grandi? Maledetto che non sei altro, vieni. Poi se io lo porto dal guardia, se lo trovo, guardia, qui non c'è nessuno. Ehi, guardia! Dove sei, guardia? Ma sono scappati via tutti. Ma vuoi morire, maledetto? Non c'ho neanche un'arma. Una di spada più assoluta. Vedete, anche la resource pack non è che ce l'ho. C'ho questa. Ok, è morto. Oh. Vedete? Guardate quanta gente che c'è qua. Allora, tutti nascosti qui siete? Tutti i villager, vedete? C'è Rossi il guardia, cosa stai facendo qui? C'è Cain il fornaio, Sandra il frabbro, Adam il fornaio e c'è pure Nico il guardia, che se tu schiacci qua, gli schiacci, vedete? Ti dicono che è dell'umore sottomesso, personalità avido e non è sposato. Ci sono tutte le varie interazioni, gli seguimi, gli stai qua, il commercia, come il villager. Però c'hanno anche, appunto, imposta la casa, cavalca a cavallo, lo speciale assumi, che praticamente lo assumi te,
Oppure c'è interagisci, c'è flirta, abbraccia, bacia, racconta una storia, stringi la mano, regala, scherza, parla, te lo sposi e fai anche i pargoletti. Questo mod qua mi mancava proprio. Chiaramente in base all'umore, in base a tutte le varie cose, cambiano la loro disponibilità o meno. Poi lui è un uomo, per esempio, e diceva, scusate, ma chi bisogna andare con la donna, capito? Molto bella questa mod. E questo è, diciamo, il primo video così che spiega un po' quella che è questa nuova particolare mod. Chiaramente c'è la possibilità di editare il personaggio, ci sono miliardi di personaggi, sono un casino, le puoi aggiungere tu, che li puoi aggiungere, le texture tu la scegli, la PNG la butti dentro e ce l'hai nel tuo paese. E questo è, potrei farvene vedere miliardi di villager, ognuno col loro compito, e oltre a loro, cioè, ci sono anche i miei custom NPC, quelli belli belli belli. Ok ragazzi, questo è diciamo quello che è il video di presentazione del nuovo mondo. Adesso dalla prossima io farò un po' di le luci, le strade, così si comincia ancora. Ok ragazzi, da adesso per ora è tutto, dal vostro amico allo 74199, un bel saluto, vedi che vi saluta, e ci sentiamo alla prossima. Siamme. Heart is a ghost town.